i cinema erano tra i luoghi più sicuri dove poter andare, perché ovviamente, come è chiaro a tutti, al cinema non si parla, non ci si abbraccia, non ci sono assembramenti di nessun tipo. Non si vive di sola televisione e streaming, ecco, per cui la socialità era garantita con le distanze, con le misure di sicurezza. È dispiaciuto Emanuele Sangalli del Cinema Italia, a due passi da Piazza dei Martiri. Le norme del DPCM si sono nuovamente abbattute come una mannaia su cinema, teatri e spettacoli in genere, e all'orizzonte non si vedono vie di fuga. Il danno economico è importantissimo, avevamo già fatto 4 mesi di chiusura e questi 4 mesi di chiusura sono stati compensati in parte da degli aiuti statali, però ovviamente non per tutti sono sufficienti. A fare la voce grossa però oggi ci sono anche baristi e ristoratori. Ci aspettiamo il disastro, cosa possiamo aspettarci? Oggi nelle altre giornate avrei almeno qua 5-6 ragazzi, ne ho 2 e sono e una in più. Basterebbe una. Fuori il clima uggioso non aiuta, per strada e nei bar poche persone. È una vergogna, è un'assolutissima vergogna. Io ho 60 anni, 50 anni che faccio questo mestiere, non mi ricordo mai nemmeno i tempi di guerra di mio nonno. È una grande massata per noi, perché noi lavoriamo tanto anche la sera, soprattutto con i giovani, e questo sicuramente ci porta delle problematiche, dei problemi. Tra gli esercenti della ristorazione è fortissimo il malcontento, e non solo contro il DPCM. Noi come categoria mi sembra che in questo momento non riusciamo proprio a farci sentire, non riusciamo veramente a spenderci anche in prima persona per far sentire le nostre ragioni. Mi sembra una cosa veramente inaccettabile, e mi sembra anche inaccettabile il silenzio dell'associazione di categoria. Ai bellunesi l'appello: non lasciateci soli. Faccio sicuramente un appello a tutti perché ci sostengano, e volevo anche dire che noi in occasione di questo periodo saremo aperti anche la domenica, giorno in cui di solito siamo chiusi, saremo aperti anche la domenica.